Amici di Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Carimate. Oscar da Lecce ci chiede se è meglio avere più forward swing rispetto al back nel putt. L'ideale, caro Oscar, è riuscire ad avere un'azione costante indietro e avanti. Come anche nel gioco lungo, l'ideale è farsi aiutare con gli aggeggi che oggi ci sono, sand putt, lab, piuttosto che capto. Col capto lo puoi fare direttamente sul putting green. Quello che dobbiamo fare è riuscire a ricreare un'azione a mo' di pendolo, tanto indietro tanto avanti, quindi andiamo a colpire la palla nel punto di massima accelerazione dell'azione. Quindi, ritornare al discorso, meno indietro più avanti, io sto intervenendo troppo con le mani, do troppa accelerazione, non riesco più a controllare il colpo. Il capto ci dà proprio questo tipo di dati, ci dà l'accelerazione, ci dà la perdita di energia durante il colpo e ci dà un dato che è importantissimo, che è il tempo d'esecuzione, che deve essere vicino a 2. Che tipo di esercizio andiamo a fare? Prendiamo 3T, posizioniamo un T centrale, dove andremo a posizionare la testa e il bastone, ampiezza massima un grip, altro T, ampiezza massima in avanti un grip, altro T. La nostra bravura è posizionare la palla poco oltre il T centrale, perché a noi interessa l'ampiezza dello swing. Quindi posiziono il bastone al T centrale, mi metto bene e vado a creare ampiezza tanto indietro tanto avanti a velocità costante. 1, 2. Prendo un'altra palla, mi tolgo, controllo il mio dato, mi rimetto in posizione. Tanto indietro tanto avanti. 1, 2. Riprendo un'altra palla, mi rimetto in posizione, rifaccio sempre la mia routine. Apro indietro e vado in avanti. Se io ho un'azione costante, le mie palle fanno la stessa distanza. Ho aperto tanto indietro, tanto avanti. Quello che è importante, quello che facciamo fatica a capire, che il tempo per fare il pad di un metro è lo stesso tempo che ci serve per fare il pad di 10 metri. Quindi cambio ampiezza e velocità. Se io gioco il pad corto, avrò 1, 2. Se avrò un pad lungo, avrò 1, 2. Il tempo rimane quello, cambia ampiezza e velocità. Allenati bene su putting green e fatti aiutare dagli attrezzi, dalla tecnologia capto o sand putt lab. Vi aspetto alla prossima puntata.